Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio slash recensione. Oggi siamo qui per provare i budini della Hermann. No, scusatemi, non sono i budini ma i yogurt proteici. Ormai sono abituata, sapete che Hermann è il mio marchio preferito per quanto riguarda i budini, ma non mi voglio perdere in chiacchiere anche perché stanno già facendo caldo, cioè raga, fa caldissimo di qua. Vi lascio tutti i video di tutti i video recensioni che ho fatto per quanto riguarda il marchio Hermann. Lo trovate sul sito di AS Food e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia 010. Sono usciti 5 gusti, in questo video ne assaggeremo solo 3, li ho divisi un po' per scadenza anche perché altrimenti raga, era quasi impossibile preaprirli tutti e 5 e 6 perché poi c'è un altro, quello lì tipo mousse al cioccolato che ho preso, però in totale ne ho tipo una decina perché ho preso anche l'altro formato. Veramente raga, tantissimi gusti, non volevo fare un unico video anche perché poi sapete che per smaltirli comunque poi ce ne vuole, sono una sola, quindi ho detto ok, andiamo con calma, apriamo 3-4 vasetti alla volta. Iniziamo, non mi voglio perdere in chiacchiere con il primo gusto, Hermann High Protein Yogurt, gusto fragola. Mi ispira davvero tantissimo, ovviamente è uno yogurt proteico, eccolo qua. Allora, i valori per, ve li dico per 100 grammi, ma il barattolino è da 200 grammi, quindi potete dividerlo in due porzioni, ha 57 calorie, grassi 0,3, poi carboidrati 6 grammi, e zuccheri 4 grammi e proteine 10 grammi. Quindi io direi di assaggiare, mi ispira tantissimo. Oddio! No vabbè raga, no vabbè. Sapete cosa mi ricorda? Ogni volta raga si spegne la videocamera, batteria scarica. Comunque stavamo assaggiando lo yogurt proteico a fragola, l'odore è spaziale. Poi dopo vi dico cosa mi ricorda. Veramente devo un attimo... Ci sono i pezzi di fragola! No, vabbè. Consistenza consistenza fenomenale, odore spaziale. C'era proprio fragola. Ci sono proprio i pezzi. Voglio far vedere. Promosso, consistenza super promossa, super vellutato. Non sembra di star mangiando uno yogurt proteico, anche perché vi parlo per me, io di yogurt proteici non l'ho mai visti. Solito sempre più che si avvicinasse comunque uno yogurt, più che uno yogurt, ad un budino proteico. Però raga, il sapore è spaziale, di solito si associano sempre, almeno parlo per me, prodotti proteici a prodotti un po' chimici a livello di sapore. Invece vi posso assicurare che già l'odore è fragola, ma il sapore è spaziale. Mi ricorda tantissimo quello yogurt che presentava vicino, esiste ancora in commercio, ovviamente non proteico, con gli Smarties. Ecco raga, lo stesso identico sapore mi ha riportato a quel sapore di infanzia. Infatti questi con due Smarties dentro, anche non proteici. Raga, è meraviglioso. Ma devo dire la verità che il marchio Hermann non si sbaglia mai, ma soprattutto non si smentisce mai. Veramente super promosso questo gusto. Bevo e ritorno da voi. Questo gusto mi fa un po' paura perché, da come vedo dalla confezione, arancia e pesca. Sì, raga, ho paurissima, anche perché gli agrumi di solito tendenzialmente tendono un po' sul chimico, quindi andremo proprio a testare proprio al 101%. Per quanto riguarda i valori, ragazzi, sono simili, quindi vi faccio vedere. Andiamo a vedere. Sono sincera, ho un po' paura. Ok, vedremo. No, no.
Io non avevo dubbi, ma poi ci sono i pezzettoni, forse qua riuscite a vederli. Cioè, raga, proprio i pezzi. Ottima cosa. Costano perché se non sbaglio si aggirano intorno ai 2,50 euro. Però, raga, da considerare che sono buoni, sono yogurt proteici, sono 200 grammi. Ci sono tantissimi fattori da mettere in conto ovviamente nel prezzo, quindi per me sinceramente fattibili, li riacquisterò proprio ad occhi chiusi. Un po' aspro. Questa la consistenza mi piace ancora di più rispetto a quella fragola, perché quella fragola sembra un pochino, diciamo, più acquosa. Invece questa è proprio densa, bella densa, proprio yogurt, ecco, proprio bello denso. Mi piace come hanno bilanciato i sapori, perché si sente il retrogusto di pesca, cioè il sapore principale è pesca, però vi lascia quella un po' quell'amarezza comunque dell'arancia. Veramente si sposano bene. Tra i due però, se dovessi scegliere tra peschi, arancia e fragola, sinceramente fragola. Ma non perché questo non sia buono, assolutamente perché è buonissimo. Però tra i due preferisco fragola. Buonissimo, però il mio preferito al momento è fragola. Proviamo l'ultimo gusto di questo video e sarebbe lampone e melograno. Raga, secondo me può battere anche fragola. Non so perché, ma ho questa strana sensazione. Ah, comunque mi sono dimenticata di dire una cosa molto importante. Sono gluten free. Per quanto riguarda i valori, sono sempre uguali, quindi non ci perdiamo in chiacchiere. Eccolo qua. Mamma mia, raga, sono troppo curiosa. Non dico niente. Non dico niente, però forse non mi sono sbagliata. Questo pure ci sono i pezzi, non si intravedono tanto, però pure ci sono. Questo tra tutti e tre ha una consistenza fantastica. È molto più cremoso. Secondo me questa nota di aspro gliela dà il lampone. Raga, questo con due cereali dentro. Buono. Questo, raga, va sempre ovviamente. Ma proprio in generale pure io non riesco a mangiare lo yogurt così. Lo devo sempre accompagnare ad una fetta biscottata. Ho un po' di burro sopra. Sempre, raga, io qualsiasi yogurt che sia quello greco, che sia con frutta, sempre, raga, con qualcosa io così non lo riesco mai a mangiare. Però, raga, veramente buono. Non supera fragola, però quasi, 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 quasi. Questa va per superare fragola. È molto buono. Devo dire la verità che forse sento di più il lampone che il melograno. Però questa cosa che ci sono i pezzi all'interno è una cosa fenomenale. Devo dire la verità che per il momento questi tre gusti sono tutti e tre super promossi. I miei preferiti sono fragola, lampone e melograno e poi arancia e pesca. Però assolutamente, ragazzi, secondo me sono soldi ben spesi. Fatemi sapere se voi li avete già provati, come vi siete trovati, se vi trovate con la mia recensione oppure non siete d'accordo con la mia decisione, con la mia recensione. Per qualsiasi cosa sapete, scrivete sempre nei commenti che vi leggo sempre. Se non riesco a rispondervi immediatamente, ma sapete che vi ho letto.
Quindi per me sono tutte e tre super promossi, ma Herbalon ormai è la mia vita, non sbaglia mai, azzecca sempre tutto. E quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, che questa recensione è abbastanza veloce, ma secondo me è anche un pochino abbastanza importante, perché come me acquista sui siti ma non vuole acquistare a scatola chiusa, ci sono sempre io che testo per voi. E niente, tra giusto solo 2 secondi si spegnerà la videocamera. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Settembre si sta per avvicinare, quindi vi terrò, non dico tutti i giorni, ma 5-6 giorni a settimana, sì, ci sarò io a farvi compagnia. Quindi vi mando un grande bacio. Ciao, al prossimo video!